Ciao a tutti ragazzi, non so se si legge su questo arco qui dove sono. Beh, sono in un paesino molto molto interessante per 2 giorni di stage per il pattinaggio. Beh, non vi spoilerò troppo oggi ancora perché vi tengo un po' sulle spine, anche se poi alla fine del video vi dirò tutto, quindi in realtà vi spoilerò veramente o dal titolo se no ho già letto. Però sto a fare uno stage con un'altra scuola molto molto interessante, ma anche lì non vi dico il nome ancora perché sto per entrare all'interno della palestra. Questo è il secondo giorno, ieri ovviamente la scuola ci ha ospitato, aveva lezioni e allenamenti, quindi non volevo rompergli le scatole con un video e quindi ho deciso di farlo oggi, quando ho aperto per un giorno in più le porte su palestra per allenare le ragazze di Firenze agonisti. Sono veramente contento perché credo che condividere, portare ragazze a fare più allenamenti possibili sia una cosa molto positiva. E niente, ecco, quindi per ora vi faccio vedere un po' la struttura, è veramente molto carina come cosa, quindi veramente tanta roba. Vi giro un attimo, 3, 2, 1. Ok ragazzi, adesso vi posso svelare il nome, che è Universe Skating, la struttura che ci ha ospitato e la SD che ci ha invitato, e io ringrazio un sacco perché Fede è veramente super gentile, oltre ad essere super professionale, che ha unito proprio le squadre per questa giornata, per far conoscere le ragazze insieme, che è ottima come cosa, e per anche fare un allenamento collettivo, quindi veramente tanta roba. Adesso vi giro, ci sono un po' di immagini e niente, poi ci vediamo alla fine video. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the... Ok ragazzi, come potete vedere sono qui seduto comodo a casa mia, ma volevo parlarvi un po' delle esperienze che ho fatto ad Anagni questo weekend, sabato e domenica. Una vera odissea, però poi vi racconterò anche qualche aneddoto carino. E ci devo proprio a chiudere ringraziando Francesco dell'Universe Skating che ci ha ospitato questi 2 giorni. Beh, Francesco è una persona stupenda, davvero lo ringrazio tantissimo, perché beh, banalmente perché mi ha aperto le sue porte, la sua palestra, e ha permesso alle mie atlete di fare nuove amicizie, di conoscersi, di comunque sia legare un minimo. In 2 giorni non è che si diventa migliore amiche, lo so, però comunque sia la possibilità di legare e di conoscere nuove atlete.
E questo permette di allenarsi con altre persone, permette comunque di migliorarsi e permette di avere più stimoli. Oltretutto, Francesco ha fatto una cosa che io non so se riuscirei a fare in quella maniera lì, cioè lui ha preso le mie atlete e le ha trattate come le sue. Tanta roba, è veramente una persona stupenda, davvero tanta roba. E niente, vi racconto un po' di questa esperienza, esperienza super super positiva perché permette di affinare delle cose in cui io sono carente. E quindi di migliorare le mie atlete. Secondo me queste esperienze andrebbero fatte con molte scuole perché ci si conosce come insegnanti, si apprende cose e c'è uno scambio anche di informazioni, di apprendimento che si va a migliorare e ad avere una crescita personale sia dell'insegnante ma delle atlete. Comunque le atlete possono imparare anche dalle altre compagne di altre scuole e quindi possono essere anche stimolate. Molti insegnanti hanno paura del fatto, cioè, arriva un atleta che è bravina, no? Che si lava nella mia scuola, se io gli insegno, poi arriva in gara e mi batte, batte le mie atlete. Beh, questa cosa effettivamente potrebbe essere anche vera, però calcolate, io la penso sì, che c'è soltanto un podio e quindi non tutti possiamo arrivare prime. Però ci si può impegnare al massimo. Se ci si impegna al massimo, secondo me si può avere degli ottimi risultati. E conoscere persone che sono anche più brave di noi ci stimola tantissimo. Se si vuole arrivare lì, so che lei è più brava di me, arrivo in palestra e miglioro. Questa cosa però può essere vista anche all'opposto. Palestra è mia ospita, arriva una ragazza che è molto brava, ok? Io non devo avere i paraocchi, ok? Devo riuscire a dire ok, ottimo, come ha fatto a diventare così? Se l'altro insegnante, che credo sì, perché se va nella scuola, magari fa vedere come lui arriva a fare quegli esercizi, io posso lavorare sulla mia atleta. La mia atleta, se vuol migliorare, vuol diventare la migliore, la più brava, tra virgolette, ovviamente, è più stimolata a impegnarsi e a darsi da fare per migliorare. Quindi io credo sia veramente iper positivo andare e avere un multiscambio con le scuole. So che non molti insegnanti la pensano così perché vedono un po' sminuito il loro ego enorme di io sono il più bravo, insegno bene solo io. Francesco onestamente mi sembra la persona opposta, infatti ci siamo buttati via dalle risate. Poi siamo oltre ad avere la stessa età, lui è un po' più grande ma di un anno, abbiamo anche cose molto simili, anche noi ci vestiamo sempre uguali, io ho 1000 magliette uguali, anche lui è un fan dei pattini e quindi è veramente super, è stato iper divertente e poi è una persona gentilissima, guarda, l'ho chiamato prima, anzi mi hanno messo un problema con l'affiliazione della FIS per l'insegnamento e tutto, e mi ha detto: guarda, vai questo, chiama questo, stai in linea, cioè veramente super disponibile e comunque tanta roba. Quindi sono stato veramente contento. Chiudo questo discorso dicendo: so che questo video non lo vedrà mai nessun insegnante, però vi dico la mia esperienza, che è minima e piccola piccola sicuramente per l'insegnamento, però comunque può far riflettere, può aiutare magari una persona che sta per cominciare a insegnare oppure si sta approcciando ora al mondo dell'insegnamento. Io, se guardo le mie atlete di 5 anni fa, mi giro dietro, così tanto c'ho il microfono. Devo dire che sono contento di non allenare più come allenavo 5 anni fa. È vero che l'atleta che ho allenato 5 anni fa probabilmente ha perso degli anni, ha fatto degli errori, cosa che da me, però io il prossimo anno allenerò in maniera diversa perché il mio bagaglio aumenterà. Se un allenatore non deve mai fermarsi, deve sempre riuscire a prendere, a comprare situazioni, comprare il bruttissimo ad, andare a analizzare nuove situazioni anche di altri sport per migliorare il proprio, per comunque trovare la quadra. Non riesce un esercizio, esempio, corvo in spin, corvo in trottola, cosa posso fare? Dove posso andare a trovare la soluzione per la mia atleta per andare a sbloccargliela? Bene, un insegnante secondo me non deve mai, mai dire lei non ce la fa perché non è capace. Secondo me quando un insegnante arriva a fare questo dovrebbe prendersi una pausa, dovrebbe staccare un attimo. E bene ragazzi, io con questa morale spero di avervi divertito, spero che questo video sia stato interessante, ringrazio ancora Francesco e Francesco ti devo un video promo apposta sulla tua scuola che ti farò quando torno da te, perché noi ci sentiamo spesso, faremo se ci riesci una volta al mese, vediamo se riesco a far salire lui anche, così lo ringrazio e lo ripago delle palestre e se no scegliamo un'altra volta noi comunque sia, voglio comunque averci un lavoro stretto perché mi sto trovando veramente bene e è d'obbligo che ti faccio un video promo sulla tua scuola che poi do a te così da pubblicizzare su Facebook, su Instagram, dove vuoi. Ecco, è qui sul video pronto per come una sorta di contratto e ti devo un video, quindi ecco, ti garantisco un video non per Escape Escape, ma un video che darò semplicemente a te. Niente ragazzi, io vi saluto,
Come sempre vi ringrazio per essere arrivati alla... Come sempre vi ringrazio per essere arrivati a questo punto del video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attiva la campanellina, mettete mi piace il video e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Sto per rompere tutto. Ciao 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 ciao!